Capita a volte che nel mondo giudiziario si possano commettere degli errori e molte volte può anche capitare che gli errori vadano a coinvolgere persone legate allo Stato. C'è una storia molto particolare che ci facciamo raccontare dall'avvocato Roberto Paradisi, che è qui con noi, che innanzitutto salutiamo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Luigi, buongiorno a voi. Allora, una storia davvero molto particolare, bizzarra, però una storia penosa sotto certi aspetti, no? È una storia kafkiana, è la storia di un cittadino integerrimo, un agente di polizia di Stato, che si vede prima sequestrare la propria abitazione a Trecastelli e poi addirittura confiscare con una sentenza del tribunale. Sì. Un errore giudiziario non di poco conto, che ha fatto piombare questo agente di polizia per 6 anni in un vero e proprio incubo, finito in queste ore con una sentenza finalmente della Corte di Appello che ha fatto giustizia di questo errore giudiziario. Certo. E come ci si sente in quei momenti? Perché tanto lei ha seguito tutta la vicenda, no? Un uomo dello Stato che si è sempre comportato bene, che si ritrova a quel punto dall'altra parte della sbarra. Come l'ha vissuta il suo cliente la situazione? Beh, lui ci si è trovato però per caso, nel senso che lui ha acquistato questo appartamento da una signora, sì, una ragazza, figlia di un soggetto che era sottoposto ad indagini e che aveva in un tempo antecedente regalato questo appartamento alla figlia. Lui acquista questo appartamento con l'intermediazione di un'agenzia, nulla sa ovviamente di come sia entrata nel possesso della casa la proprietaria. Lui cercava una casa a Trecastelli, l'agenzia gli propone questa casa, il prezzo è coerente con il mercato e lui acquista, punto e basta. A questo punto però nasce questa indagine che coinvolge il padre di questa donna, e che è un'indagine che riguarda le misure di prevenzione, l'elusione delle misure di prevenzione sulla confisca dei patrimoni nei reati di mafia, quindi un processo molto importante, certo, in cui viene dichiarato colpevole questo signore di alcuni reati legati appunto a queste elusione delle misure di prevenzione antimafia. Ma a questo punto dove si annida l'errore? C'è un decreto di sequestro dell'abitazione che, in cui si scrive erroneamente che la proprietà è ancora della figlia di questo signore, ma invece era già stata acquistata tempo prima dall'integerrimo cittadino agente di polizia. Quindi si radica questo errore che si trascinerà per tutto il processo, nonostante, devo dire, che il nucleo della Guardia di Finanza, di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, correttamente nel verbale di sequestro scrive: attenzione, perché la proprietà oggi è di Tizio, non è più della signora in questione. Quindi la Guardia di Finanza fa il lavoro che deve fare. Purtroppo una svista probabilmente della magistratura porta alla fine della sentenza addirittura a ritenere confiscata quell'abitazione. E quindi come ci si sente? Come si sente l'agente di polizia? Beh, si sente sicuramente vittima di un sistema alle volte bizzarro, devo dire, per cui si dà più peso alla forma che non poi ai contenuti. E oggi ovviamente ha tirato un grande sospiro di sollievo, perché finalmente gli è stata resa giustizia. Lui ha temuto che per qualche cavillo i sacrifici di una vita purtroppo potessero essere buttati al vento, però tutto è bene quel che finisce bene. Devo dire insomma che la Corte di Appello su questo è stata molto netta, e anche il procuratore generale presso la Corte di Appello ha dato immediatamente parere positivo alla revoca di quel provvedimento, che ribadisco è un provvedimento insomma di natura kafkiana. Ecco, ma come va a finire in quella situazione? Cioè, le spese che ci sono state, d'altronde non generate dalla volontà dell'imputato, come va a finire? C'è un riconoscimento di qualcosa? No, ma lui, attenzione, lui non è mai stato imputato, perché quando noi abbiamo presentato l'istanza abbiamo ben precisato. In ogni caso non ha, però proprio, non ha utilizzato bene in ogni caso. No, per fortuna gli è stato permesso di utilizzare il bene anche sottoposto a sequestro. Il suo grande timore era quello che una volta passata in giudicato la sentenza sulla confisca, il bene fosse venduto all'asta e quindi lui doveva andarsene. Quindi questo era il grande timore, ha vissuto con questo incubo. Però avvocato, in ogni caso una specie di danno morale c'è stato, questo è indubbio. Beh, un danno enorme c'è stato, un danno enorme ovviamente, ma in questi casi purtroppo devo dire che rincorrere qualche risarcimento del danno è piuttosto difficile. Certo, cioè, ci sono sempre le possibilità di adire la magistratura per far valere le proprie ragioni, ma in questi casi io ritengo che forse è il caso di accontentarsi, perché già è stato 6 anni
sotto le forche caudine di un procedimento di questo genere. Oggi forse, ecco, il più grande sospiro di sollievo è stato quello di vedere comunque finalmente, una volta si diceva c'è un giudice a Berlino quando si trovava un giudice giusto, ecco, c'è stato un giudice a Berlino, l'abbiamo trovato ad Ancona. In ogni caso, rovinarsi la vita per un errore, diciamo così, di scartoffie non è certamente bello, Beh, no, assolutamente no, ma questo fa parte, guarda, della, purtroppo dei ritmi della giustizia italiana. Io credo che occorrerà prima o poi ripensare questo sistema in cui i magistrati hanno un carico di lavoro che è impressionante e che purtroppo alle volte porta anche a fare queste leggerezze che, devo dire, insomma, lasciano segni incalcolabili sulla vita delle persone. Per cui io credo che forse una riforma della giustizia vada pensata.